Dov'è Emilio? Gli ho detto di venire qui. Gliel'hai detto tu? Di persona? Sì, certo, di persona. Mi preoccupa che non ti fidi di me. Anche a me. Può darsi che arrivi con gli altri. Facciamo due passi. Dunque, come vanno le cose a Palazzo? A dire il vero è difficile. La cerchia di Mocenigo è ristretta. Ho cercato di lavorarmelo un poco, offrendo suggerimenti, ma a altri che lo consigliano. Allora devi insistere. Devi entrare a far parte dei suoi intimi. Sì, capisco. Ma è più dura di quanto prevedessi. E come mai, Carlo? Non lo so, è che al doge non vado a gente. Chissà perché. Non è colpa mia. Lo compiaccio in ogni modo. Ascolto quello che gli piace e glielo procuro. I migliori prosciutti dalla Sardegna, le vesti più raffinate provenienti da Milano. Sì, e questo si chiama essere un sicofante. Un cosa? Come mi hai chiamato? Un lacché, un adulatore, un leccapiedi. Devo proseguire? Bastardo, non hai idea di che significhi, non comprendi la pressione a cui... Oh, io non comprendo. No, non ne hai idea. Tu sei un fusolo a due passi dal doge in persona. Gli sto dietro giorno e notte. Ti piacerebbe essere al mio posto? Hai finito. Niente affatto. Ora stammi a sentire. Ci sono quasi. Possiamo volgere il doge alla nostra causa. Ne sono certo, solo... mi serve un po' più di tempo. Il tempo non è una risorsa che... Continuiamo. Manca ancora molto. Non fare la piaga. Buongiorno, cugino. Signor Carlo. Pensavo che Emilio fosse con te. Emilio è morto. Cosa? Come? L'assassino. Lo stesso che ha dato la caccia ai pazzi. È qui, a Venezia. È così? Silvio, non lo sapevi? Potrebbe essere ovunque. Potrebbe essere perfino qui e non ce ne accorgeremmo. Ha colpito Emilio nel suo stesso palazzo. E i nostri piani? Non c'è più tempo per le finezze, fratelli. Dobbiamo agire subito. Ma Marco, solo a tanto così. Solo qualche giorno. Se solo riesco a... No, va fatto questa settimana. Sarà meglio spostarsi. E che ne dice lo spagnolo di questo cambio di piani? Presto potrai chiederglielo di persona. Egli è qui, da Roma. Così ho saputo. Beh, forse prenderà una decisione. Su cosa, cugino? Su chi di noi due indosserà il corno ducale. Ha bisogno di aiuto! Non pensavo che questo fosse in discussione. La scelta pare ovvia a chiunque. Ovvio, è vero. Potrebbe essere colui che ha organizzato l'intera operazione. Quello che ha avuto l'idea di come salvare questa città. Riconosco il valore dell'intelligenza tattica, buon Silvio. Ma per governare serve saggezza. Su questo dovrai convenire. Calma, calma, amici, vi prego. Non ce n'è bisogno. La decisione non spetta a nessuno di voi. Per quanto sappiamo, egli potrebbe anche non scegliere un barbarico. E perché non? Sono quello che si è dato più da fare. Bene. Basta! Aspettiamo il suo arrivo. Sei certo che... Sì!
Signori, dovremmo sveltire il passo. Sento che qualcuno ci osserva. Grazie, Dante. Fai strada. Noi ti seguiremo. Questa guardia sa il fatto suo, cugino. Quanto la paghi? Forse non quanto merita. Mi ha salvato la vita in un paio di occasioni, anche se non è un gran compensatore. Basta con queste vuote chiacchiere. La scelta del Doge non è cosa che vi compete. E non vi è mai stato concesso di discuterne. Perdonateci, maestro. Vogliamo solo servire. Il piano è questo. Il Doge Mocenigo morrà stanotte. E quando questo avverrà, Marco prenderà il suo posto. Vi ringrazio umilmente, maestro. Bene. Messer Grimaldi, siete quello più vicino al Mocenigo. Il vostro compito è vitale. Serviteci bene e non verrete dimenticato. Venite. Non voglio spargimenti di sangue, intesi? Deve sembrare una dipartita naturale. Bene. Certo. Quando siete più vicino a lui? Le nostre mercanzie di una canzone? Ho libero accesso al palazzo. Forse mi ricordano quanto ho da dire, ma mi considera uno degli uomini più fidati. Bravo. Allora voglio che penetriate nelle cucine e gli avveleniate il cibo. Sarà fatto. Marco, potete procurarci un tossico adatto alla bisogna? Mi rimetto a mio cugino. Questa è più materia di sua competenza. Ah, Silvio. Al vostro servizio, maestro. Che potete trovare per l'occorrenza? Conferirò con i miei contatti sulla strada, ma dovrei riuscire a procurarmi della cantarella. Sì? E che cos'è? Una variante dell'arsenico, molto efficace e difficile da rintracciare. Ah, va bene, va bene. Allora è deciso. Bene. Ora. Oh, cielo! Sarà mi un'ora sono rovesciata qualcosa nella scollata. Il nostro vino è dolce. Non fatevi male! Attento! Ascoltate! Tutti i viaggiatori in arrivo dalla costa dalmata devono farsi visitare da un medico, dati i focolai di pestilenza nella regione. Per il bene di tutti, fatevi visitare il più presto. Perdonate, maestro, ma non state forse rischiando troppo? Farvi coinvolgere così da vicino nelle minuzie dei nostri piani. Ritengo necessario un mio coinvolgimento più diretto. I pazzi ci hanno deluso a Firenze. Spero non facciate lo stesso. Non avete da temere. I pazzi erano solo un branco di... I pazzi erano una famiglia potente e venerabile, ridotta in cenere da un giovane assassino. Non sottovalutate questo nemico importuno che ora si aggira per la città. Poi Barbarigo faranno la stessa fine. Esigo che si agisca senza indugio. Bene, devo rientrare a Roma. Il tempo stringe. Non deludeteci. Che idiota sono. Avrei dovuto tenerli d'occhio. Bisogna che vada a trovare Antonio se voglio rimediare al guaio che ho combinato.